Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e, come vedete, sono a bordo della mia auto, ho dipinto tutto quanto di verde e adesso ho sostituito interamente lo sfondo con un gigantesco green screen della mia camera. Se, magari, no, sto scherzando, sono nella mia camera, cominciamo! Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Viviamo in un'epoca in cui letteralmente non possiamo credere ai nostri occhi. Guardiamo qualcosa, guardiamo un video, guardiamo qualcosa che è diventato virale e ci diciamo «Ma sarà vero o è stato realizzato con degli effetti speciali, con dei trucchi, con qualcosa di digitale, con qualcosa di preparato?» Ecco che è sempre utile essere un pochettino scettici e non limitarsi mai ad accettare le cose così come le vediamo, ma avere sempre la capacità di sapersi porre un dubbio, quantomeno la capacità di poter dire «Ok, è possibile che sia vero, ma voglio esserne sicuro al 100%». In questo ci viene in aiuto il canale YouTube di cui vi parlo oggi, ossia il Capitano. Lui è Captain Disillusion, link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Se non lo conoscevate, andate e iscrivetevi al suo canale. Quello che fa è analizzare i video virali e scoprire se questi video virali sono stati realizzati con degli effetti speciali digitali o con altre tipologie di effetti speciali. È molto bravo negli effetti speciali, è molto bravo nel compositing e ha una grande esperienza che ci permette di riconoscere quando una cosa è stata realizzata con gli effetti speciali digitali o quando una cosa è stata realizzata nella realtà. Ciò non toglie che comunque sia un personaggio simpaticissimo, che abbia un approccio veramente molto divertente all'argomento. Già lo si vede dal fatto di questo personaggio con metà faccia argentata, che lo rende molto particolare. Ora, per cominciare, per avere un'idea un pochettino di qual è l'argomento di cui stiamo parlando, il primo video che vi voglio segnalare di Captain Disillusion è Rush Hour, ossia Ora di Punta, un video che era andato virale con una serie di auto e di pedoni che attraversano una strada, mancandosi tutti quanti veramente per pochi millimetri. Beh, vediamo un pochettino qual è l'analisi che dà il nostro capitano di questo video. Quindi, primo video che vi segnalo, Rush Hour, l'Ora di Punta, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Ora, come dicevo, una cosa può essere vera, una cosa può essere anche verisimile. Cosa vuol dire verisimile? Immaginate un video che è stato costruito con degli effetti speciali digitali per somigliare a qualcosa di particolare, ma una cosa che non rappresenta quindi improvvisamente il teletrasporto di una persona, quanto un fenomeno più verisimile, un fenomeno possibile, plausibile, come ad esempio quello di aver registrato un fulmine in video. Ora, se noi andiamo a cercare, per esempio su internet, troviamo sicuramente facilmente decine di fotografie di fulmini o addirittura di video di fulmini, e quindi se vediamo un video di un fulmine che è andato virale, possiamo immaginarci che sì, ce ne sono centinaia di altri, è possibile che sia un video reale, un video verisimile, non è un video in cui improvvisamente appaiono 50 cloni che uno dice «vabbè, è chiaramente un effetto speciale». Quindi viene il dubbio che possa essere appunto un video verisimile. Proprio sui video di fulmini parliamo di due video, per esempio, che sono andati virali tempo fa e che eppure, nonostante sembrassero molto realistici, molto verisimili, erano comunque realizzati con effetti speciali. Arriviamo al secondo video che vi voglio segnalare, fulmini australiani. Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Nel video si fa anche un approfondimento su che cos'è una campagna pubblicitaria virale e perché si decide di cercare di puntare a una campagna pubblicitaria virale. Secondo me è un approfondimento molto interessante e i due video analizzati probabilmente li conoscete già, perché sono stati due video virali, quindi hanno girato un po' in giro per l'internet, e sicuramente è molto interessante l'analisi che viene fatta di questi due video. Prima di concludere e di parlare dell'argomento del giorno, voglio parlarvi di uno degli ultimi video di Captain Disillusion, uno dei video che ha pubblicato poco tempo fa rispetto al momento in cui sto girando questo vlog, che è un video nel quale da una parte fa il suo classico lavoro, debunkare un video realizzato con gli effetti digitali, dall'altra, con il suo atteggiamento sempre molto simpatico, riesce a costruire una gustosissima parodia di alcuni dei più interessanti canali YouTube educational che ci sono sulla piattaforma. E ho trovato questo video
divertentissimo, l'ho trovato veramente ben fatto, ma soprattutto, come dicevo, in questo video c'è una parodia di alcuni canali YouTube. Una parodia che non è fatta con l'intento di offendere gli YouTuber che questi canali gestiscono, al contrario è una parodia fatta proprio con il chiaro intento di omaggiare i canali YouTube coinvolti. Vuole essere un modo simpatico e molto divertente di far conoscere questi canali YouTube. E il modo che ha Captain Disillusion di fare queste parodie è particolarmente gustoso, l'ho trovato veramente divertentissimo. Non voglio spoilerarvi quali sono i canali che sono stati parodizzati, però uno ve lo dico, il primo canale, che è Periodic Videos, è... Captain Disillusion ha fatto una parodia del professor Sir Martin Poliakov che... ve lo dico restando nell'ambito della chimica, ho sentito parti di me disgregarsi spontaneamente. Divertentissimo questo video, e comunque sempre molto interessante. Questo video è il mantello dell'invisibilità cinese distrutto, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, come ripeto, lui è Captain Disillusion. Se non lo conoscevate iscrivetevi al suo canale, perché è veramente molto interessante, è molto ben fatto e merita tantissimo. E parliamo di community, di fare community su YouTube, parliamo di altri canali YouTube. Quando io ho cominciato a fare diario di viaggio the road, ho pensato che mi sarebbe piaciuto non solo parlare di argomenti di cultura generale, ma presentare dei canali YouTube che ho trovato interessanti sotto vari punti di vista. Quindi, sin dall'inizio ho cercato, quanto mi è stato possibile, di presentare dei canali YouTube che ho trovato interessanti, di farvi conoscere altri canali YouTube, cosa che mi ha portato anche a piccole soddisfazioni. Sono riuscito a far conoscere a un piccolo gruppo di iscritti canali comunque molto grandi che non conoscevano, sono riuscito a portare qualche iscritto al canale, non so, di Marcello Barenghi. Queste sono piccole soddisfazioni, è la dimostrazione che allora, quando io cerco di fare questo lavoro, lo faccio non con l'interesse di ottenere un ritorno io, ma per avere la possibilità di parlare positivamente della community di YouTube, sia essa la community di YouTube internazionale o la community di YouTube Italia. Io non credevo molto nella community di YouTube Italia finché non ho scoperto tante piccole e grandi perle, che sono canali molto interessanti, alcuni dei quali veramente sommersi da un mare magnum di contenuti frivoli. Eppure è giusto che questi piccoli canali, questi piccoli e grandi canali, abbiano una possibilità, abbiano la possibilità di crescere, di farsi conoscere, e penso che questa possibilità, questa capacità di sapersi mettere in gioco, non per parlare dei propri argomenti, ma per parlare dei video degli altri YouTuber, per parlare degli altri canali YouTube, possa essere sicuramente una cosa che aiuti seriamente e positivamente a costruire una community, a creare un fenomeno positivo, a aiutare a far vedere che YouTube non è solo fatta di contenuti frivoli, di contenuti usa e getta, di quel bubblegum content di cui abbiamo parlato tante volte, ma ci sono anche tante piccole e grandi perle che comunque meritano veramente per quello che realizzano, per l'impegno che ci mettono in quello che realizzano. Ogni tanto alcuni canali YouTube, grandi e piccoli, hanno cercato di diffondere anche loro questo discorso, per esempio il Dottor Vendetta, che ha creato il progetto Unity per diffondere la conoscenza di alcuni piccoli canali YouTube, oppure, non so, Alice Like Audrey, Hmet e Daniele Doesn't Matter, che all'epoca crearono l'hashtag Cosa Guardiamo, che io ho la playlist Cosa Guardiamo e sto cercando di tenerla quantomeno aggiornata, di mostrare un po' quali sono i contenuti più particolari che mi capita di trovare sulla piattaforma. Penso che questo sia un modo utile e funzionale per aiutare a diffondere un po' la cultura del su YouTube ci sono tanti contenuti, non solo contenuti frivoli usa e getta. Penso che questo possa essere un sistema utile, e in fondo quando io ho iniziato a parlare degli altri canali YouTube ho cominciato a farlo sempre con l'idea di cercare di farlo simpaticamente, cercare di farlo in maniera da omaggiare quel canale YouTube di cui parlo, in maniera da far vedere qual è il lavoro che c'è alle spalle di quel canale YouTube, e non tanto dell'idea di dire «andate da questo YouTuber, è bravissimo, adesso parliamo di un tutt'altra cosa». Ecco che l'esperimento fatto da Captain Disillusion mi è piaciuto tantissimo, pur presentando
quasi come una parodia, perché il capitano ci presenta molti suoi contenuti in questa maniera giocosa, in questa maniera umoristica. Come ripeto, è stata una parodia che vuole omaggiare quei canali, non una parodia che vuole offendere quei canali. L'ho trovata molto gustosa e, in fondo, questo è il modo che troverei molto simpatico di presentare i canali YouTube, di parlare degli altri canali YouTube. Può essere, secondo me, un modo molto funzionale e molto divertente. Ma ecco che a questo punto chiedo a voi cosa ne pensate. Cosa ne pensate del fatto che altri YouTuber cerchino di dare visibilità a canali più piccoli? Cosa ne pensate del fatto di presentare altri canali YouTube nel proprio contenuto? Cosa ne pensate? Non lo so, voi avete conosciuto nuovi YouTuber grazie a video che ho fatto e a presentazioni di YouTuber che ho fatto, oppure no? Oppure pensate che se uno YouTuber è bravo non ha bisogno di essere presentato dagli altri, sarà la piattaforma a spingerlo, sarà lui a diventare virale e finire sulla bocca di tutti? Oppure pensate che sì, possa essere un modo efficace, ma bisognerebbe scegliere in maniera differenti i contenuti? Non lo so, parliamone! Come sempre nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, anche per oggi ho concluso. Come sempre vi ricordo, se sono riuscito a intrattenervi, se sono riuscito a farvi conoscere un canale YouTube interessante, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!